Ciao! Allora, oggi dovrò rinunciare a fare l'alchimista, come mi ero ripromessa, perché volevo mostrarvi una specie di esperimento casalingo, per parlare ancora di Monachelle, perché mi vengono chieste spesso, mi viene chiesto questo modello, quest'altro. Allora, io ho pensato di proporvi delle monachelle molto molto belle, anche rima, esteticamente molto valide. E, avete presente quelle che si trovano in commercio che hanno la pallina decorativa, monachella con la pallina decorativa e magari anche un ghirigoro, un giro di filo sottile attorno? Faremo quelle che sono molto semplici, molto molto belle effettivamente. E se volete, esiste una versione scritta di queste monachelle che io ho realizzato per Let's Italia Team blog. Per Let's Italia Team, lo dico perché comunque diciamo è tramite loro che ho potuto pubblicare questo tutorial, che è sia in italiano sia in inglese, aveste magari voglia di leggerlo in inglese. E, è stata una grande opportunità, infatti voglio ringraziare il team perché io stavo scrivendo questo, stavo facendo questo tutorial e l'idea era quella di vendere il tutorial su Etsy in formato PDF. Quindi ho detto quasi quasi faccio questa cosa nuova che non ho mai fatto. E mi ha contattato in quel periodo una persona, mi dispiace di non ricordare il nome, una persona aderente, penso, non so se fosse il capitano o le altre persone comunque del team, chiedendomi questa cosa che mi ha fatto molto piacere, quindi ho potuto scrivere il tutorial per loro. Li ringrazio, li saluto, anche se mi sento veramente di rado. E saluto anche il Made in Italy Team, che sono i due grossi team che raggruppano gli aderenti ad Etsy italiani. Li saluto, tutti e due sono molto attivi, sono team veramente che fanno cose grandissime per la promozione. E quindi detto questo, saluto anche voi, spero vi piaccia questo tutorial e vi mando un bacio, ciao! Ecco, procuratevi due pezzi di filo del diametro di 0,8 e della lunghezza di 5 cm e mezzo, così. E fate in modo che siano diritti, cioè dovete portarli ad essere il più diritto possibile. Poi un pezzettino di filo da 10 cm di lunghezza circa, molto sottile, che è quello che ci servirà per fare il dettaglio a spirale. Deve essere circa di 0,25 mm, quindi piuttosto sottile. Poi due perline con il foro da 3 mm di diametro l'una. Poi dei soliti attrezzi, avete bisogno di una forma, qualcosa attorno a cui formare l'orecchino naturalmente, di una pinza, possibilmente di precisione, questa è abbastanza utile anche se non l'avete non importa, insomma potete anche fare a meno. Certamente non potete fare a meno della pinza per tagliare, di una taglierina, qualcosa per tagliare, della pinza a punte tonde, ok? Possibilmente di questa pinza che è quella che stira i fili, se ce l'avete, altrimenti trovate un modo alternativo per ottenere dei fili stirati. È possibile che alla fine del lavoro possiate avere bisogno della base, anzi la consiglio, la base per rifinire la monachella, la base per martellare, quindi il relativo martello. Ecco, è possibile passare due estremità dei fili sulla carta vetrata per un fatto prettamente estetico, perché da questo lato formeremo le asole, quindi è veramente soltanto una cosa estetica, non di più. Comunque se volete potete farlo, se siete dei perfezionisti. Allora, e da questo lato che avete appena limato dovete formare delle asole. Dunque, per formare l'asola, se possibile fate in modo che venga un po' centrata. Non è una cosa, diciamo, fondamentale, però se viene un po' centrata, cioè in asse con tutta la monachella, sta meglio, ve lo dico subito. Cercate di farle della stessa dimensione, della stessa grandezza. Per esempio, potete segnarvi sulle ganasce delle pinze la dimensione desiderata, in questo modo vi verranno due asole della stessa grandezza. Quindi afferro una delle due asole, una delle due estremità, in questo modo, per bene, vedete? E porto, giro la mano che tiene la pinza, la giro e porto il filo a toccare lo stelo. Vediamo se c'è, quasi. Ecco, a toccare lo stelo così. Facciamo la stessa cosa anche con questo filo.
Così. Adesso farò in questo modo. Questa mi è venuta leggermente più grande perché la sto guardando da lontano, quindi che non va bene. Dunque, adesso per centrarla leggermente, come vi dicevo, farò in questo modo. Afferrerò l'asola dall'interno, nella parte posteriore, cercherò di portarla un pochino verso di me, così. Vedete? La sto aggiustando un pochettino perché rimanga all'incirca, anche se non è precisa, ma diciamo un po' centrata. Ecco, così può andare anche bene. Faccio la stessa cosa da questa parte. Quindi l'afferro al centro, la porto verso di me. Poi magari cerco, non importa che sia ben chiusa, non è necessario che sia ben chiusa, tanto dovremo aprire e chiudere l'asola per inserire il pendente, quindi questo non è fondamentale. Diciamo che all'incirca è centrata. Dopodiché infilo le perline. Ok? Così. Poi infilando le perline, se notate che l'asola non sta bene, che è un po' così, boh, mi sembra strana, potete ancora intervenire, siete ancora in tempo. Per intervenire, va bene, per esempio io penso che porterò un po' indietro questa che non mi piace molto, ok, leggermente, voilà, ok, così va un po' meglio. Ho infilato le perline, allora le pietrine, insomma, non so come volete chiamarle. Dunque, adesso dobbiamo fare il dettaglio a spirale. Prendiamo il filo. Lo avvolgiamo attorno a ciascuno stelo, in questo modo, gli facciamo fare qualche giro, due, tre, quattro giri, non è importante, ecco, ci sono circa 4, 5, direi che va bene, ok? Allora, poi probabilmente il filo si muoverà sullo stelo, ma non è che sia importante, tanto poi lo porteremo giù. E rimarrà giù, vedrete. Tagliamo gli eccessi, togliamo il filo che avanza e con una pinza, per quello che vi dicevo, possibilmente una pinza di precisione, comunque con una pinza ravviciniamo l'elica di filo, chiudiamo i pezzettini di filo che avanzano, li avviciniamo allo stelo in questa maniera, insomma, rifiniamo il lavoro in sostanza, vedete. Adesso mi devo avvicinare un po', se no davvero non vedo. Allora, ecco così. Ok, in questo modo rifinisco. Va bene, poi porteremo giù tutto quanto, il filo e la pietrina e rimarrà in questa posizione. Faccio la stessa cosa da questa parte. Allora, porgo il filo. Gli faccio fare quei 4 giri, anzi no, 5 ne ho fatti, 1, 2, 3, 4, 5, ok, mi avvicino anche con le mani naturalmente si può lavorare. Allora porto tutto giù e taglio. Allora, io sto lavorando in piedi e guardando il lavoro un po' da lontano, quindi magari potrei aver fatto un giro in più, ma comunque penso che si sia capito il senso di questo lavoro. E rifinisco con la pinza, ok? Porto tutto giù, schiaccio quello che avanza. Ecco, vi voglio mostrare da vicino quello che ho ottenuto, vedete? Ecco, così è un po' meglio. Ok. Allora, adesso devo creare la curvatura grande della monachella e faccio in questo modo. Faccio partire la curvatura da questo punto che sto segnando, cioè dalla fine dell'elica, proprio da qui. Ok? Questo mi aiuterà anche un pochino a tenere al suo posto l'elica che altrimenti se si muove, essendo piccola, stretta, ma piccola, si muove, quindi avremo bisogno di bloccarla in qualche modo. Allora, tenete l'apertura delle due asole che avete fatto che va da uno stesso lato, o a sinistra, scusate, o a sinistra o a destra. Quindi fate in modo che siano, diciamo così, parallele, ok? Tenete presente l'apertura. Mettete una monachella da parte e cominciate a lavorare su
Sulla prima e fate così. Dunque, dobbiamo far partire la curvatura da qui. Io mi aiuto con un paio di pinze, porto tutto giù naturalmente, e da questo punto, ok, praticamente all'altezza dell'elica, piego in modo netto, lo stelo, lo faccio scendere da una parte, circa diciamo 45 gradi, ora vi mostro meglio. Ok, vedete cosa ho fatto? Ok, stessa cosa, quindi apertura dell'asola che va verso sinistra, quindi io tengo così, porto giù tutto, afferro con la pinza, curvo di 45 gradi all'incirca, più o meno. Ok, e adesso posso creare la curva maggiore. In questo modo è meno probabile che scappi fuori il filo. Adesso usate la forma che avete scelto, io ho sempre questa, forse non lo so, sarà la mia coperta di Linus perché è un oggetto orribile, però ha la dimensione che serve a me per fare la curvatura delle monachelle. Quindi prendete la vostra forma e fate in questo modo. Dobbiamo fare la monachella che torna verso l'asola in questo modo. Allora, guardate. Proprio dove curva, proprio da qui deve partire. Cercate di farla partire il più possibile vicino a questa curva. Ok? Piano piano arrivo dall'altra parte. E ho fatto. Vi mostro. Non mi avvicino molto, sennò poi si sfocano tantissimo con i miei scarsi mezzi tecnici. Non si vede bene. Allora, ecco qui, vedete? Facciamo l'altra. Ok, di nuovo. Beh, poi si potrebbe anche un po' deformare al momento, ma non succede nulla di grave. Risistemiamo tutto, vedete? Adesso vi mostro, eh? Allora, basta fare così. Si riporta tutto in asse. Ecco qua. Vedete? Siamo a buon punto. Adesso qui va fatto un lavoro di martellatura, in modo particolare sulla parte più esterna. Ok? Sia per un fatto estetico, sia per un fatto di tenuta delle due monachelle, e sia per evitare che poi salti via questa parte decorativa con la spirale. Allora, eccoci qui, eccoci sulla base per martellare. Allora, come vi dicevo, vediamo di martellare insistendo soprattutto sulla curva. Dunque, prendo il mio solito martello, lascio fuori questa parte dell'orecchino che non va martellata, non va deformata, questa coda più corta, e comincio a martellare leggermente, tenendo di piatto. Poi ogni tanto va girato, eh? Va girato, controllato. Allora, soprattutto vi dicevo questa parte più esterna. Sì, adesso sentirete, scusate il disturbo probabilmente che sentirete dovuto al martello. Ok, direi che questa va già abbastanza bene, facciamo anche l'altra. L'ho raddrizzata un pochino, eh. Poi naturalmente paragonate con l'altra monachella, vedete di farle assolutamente uguali. Direi che ci siamo, ok. Ecco, vedete come sono già abbastanza belle, già così? Hanno un gambo piuttosto lungo, ora possiamo decidere quanto tagliarlo, come tenerlo, ok? Le monachelle lunghe sono sempre piuttosto belle, l'unica cosa è che si impigliano ai vestiti, quindi qui è una cosa questa da tenere presente, soprattutto se si fanno monachelle per il periodo invernale, adesso si comincia già a pensare a...
alla prossima stagione e quindi bisogna sapere anche questa cosa, che quindi le monachelle lunghe sono un po' scomode quando si portano i maglioni, le maglie, le sciarpe, perché si impigliano, quindi sappiate questa cosa, tenete presente questa cosa. Io direi di accorciare pochissimo, veramente pochissimo. Ok, dunque, di solito si appaiono e si tagliano. Ok, così. No, non di più, va bene. Allora, adesso naturalmente dobbiamo un pochino limare questa estremità con la carta vetrata, come al solito, esattamente come sempre. Cercando di evitare di formare degli angoli. Ok, direi che va bene. Allora, poi io faccio così. Prendo la parte lunga delle monachelle e la piego leggermente. Si accavalla, ma non deve accavallarsi. Allora, le appaio sempre monachelle in questo modo e piego l'ultimissima parte, ma veramente l'ultima, verso l'esterno, ma proprio poco 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 poco, deve essere una virgola. Guardate. Così. Mi piacciono così. Vedete? Ora ve le mostro da vicino. Ecco le monachelle finite. Ciao, alla prossima.